Cerimonia di insediamento nell'aula Saetta Livatino del Palazzo di Giustizia del Presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta, Maria Grazia Vagliasindi. Nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura, Maria Grazia Vagliasindi, che sinora ha ricoperto l'incarico di Presidente del Tribunale di Riesame di Catania, salita alla ribalta delle cronache per aver seguito il caso dell'omicidio di Loris Stival a Santa Croce Camerina, va così a ricoprire il vertice dell'ufficio, rimasto scoperto dopo il pensionamento di Salvatore Cardinale. Un ritorno a Caltanissetta per la neopresidente della Corte d'Appello, così come ricordato dal procuratore generale Sergio Lari, che cominciò nel 1980 a soli 26 anni la sua carriera di magistrato in città. Lo stesso senso di responsabilità che deve guidare il giudice tutti i giorni del suo percorso professionale, senza differenza alcuna, nell'esclusivo interesse della giurisdizione e soprattutto del cittadino. Il nostro è un servizio. Una delle professioni più appassionanti che esistono e che ancora oggi ritengo di esercitare con passione, ripeto, a servizio della gente. Faremo di tutto perché la Corte di Appello di Caltanissetta, nonostante una corte con una base geografica che può sembrare limitata, è una corte che ha un contenzioso di qualità elevatissima, per cui occorre una risposta giudiziaria altrettanto elevata, efficiente e soprattutto stabile. La Corte deve continuare a rimanere un modello virtuoso di giurisdizione come lo è stata finora. A fare le funzioni di presidente reggente della Corte d'Appello Nissena dal 31 dicembre scorso ad oggi è stata Maria Giovanna Romeo, che lascia così il posto alla collega. Il periodo è stato molto intenso, molto lavorato perché c'erano moltissime incombenze amministrative, proprio quelle specifiche del presidente della Corte d'Appello. Adesso finalmente cedo lo scettro al presidente titolare e ritorno alla mia attività di presidente di sezione. L'augurio è naturalmente di metterci tutta la passione che già si vede che ha e tutto l'impegno possibile perché la Corte è piccola e importante, ci sono sempre grandi problemi, sia da un punto di vista di composizione della Corte, dell'organico, siamo rimasti molto pochi, ma soprattutto incombe sempre il pericolo della soppressione della Corte d'Appello, che quello non è mai stato cancellato dalle agende di governo, anche se mi auguro che venga ripreso questo argomento il più tardi possibile.